Ciao a tutti. Da quando siamo al governo, sono sicuro che ve ne siete accorti anche voi, ogni giorno il Movimento 5 Stelle viene attaccato sui giornali, sulle televisioni, sulle radio e sui siti internet. Spesso con notizie inventate di sana pianta, con ricostruzioni fasulle, con fake news e con bufale di ogni tipo. Ma vi siete chiesti il perché? Perché il Movimento 5 Stelle vuole mettere fine alla vergogna dei soldi pubblici che finiscono nelle tasche degli editori dei giornali, delle televisioni e di tutti gli organi di informazione. Un sistema che noi da sempre denunciamo e che nei fatti rende impossibile quello che invece deve essere riconosciuto universalmente, cioè quello della libertà di stampa, di un giornalismo libero e della libertà di pubblicare ciò che si vuole, senza essere condizionati o spinti da questo o da quell'altro partito politico. E questo è quello che sta succedendo in Emilia-Romagna. Il PD e i Bonaccini, infatti, stanno per regalare ben 600.000 euro di soldi pubblici ai giornali e alla TV della nostra regione. Come? Garantendo a fondo perduto un contributo che va dai 20 ai 30.000 euro per ogni nuovo giornalista assunto dalle testate di informazione locale. Avete capito bene, fino a 30.000 euro per pagare uno stipendio a un giornalista che in un paese normale dovrebbe essere totalmente a carico del suo editore e non certo pagato con i soldi pubblici e quindi con i soldi nostri, dei cittadini. Questa norma è sbagliata e scandalosa ed è frutto della legge al sostegno all'editoria locale voluta dal PD lo scorso anno, contro la quale qui in regione come movimento abbiamo dato battaglia. E guarda caso, come avevamo pronosticato noi, diventa operativo proprio alla vigilia delle elezioni regionali e amministrative del 2019 e sarà utile per cercare di nascondere e camuffare tutte le magagne fatte da questa legislatura e anche esaltare all'inverosimile i virtuali risultati raggiunti da questa amministrazione. Secondo voi come faranno i direttori dei giornali, i giornalisti delle radio e delle TV dell'Emilia Romagna quando nei prossimi mesi saranno chiamati a pubblicare notizie, magari anche scomode, sui consiglieri regionali del PD, sulla giunta Bonaccini, quando sapranno benissimo che chi gli ha permesso di assumere nuovi giornalisti e gli paga lo stipendio è il PD della regione Emilia Romagna? Saranno liberi di criticare, di fare domande scomode, di pubblicare quello che vogliono oppure no? A vedere quello che succede già oggi, leggendo i giornali e guardando la TV, pare proprio di no. E domani, secondo noi, se si può, sarà ancora peggio. Statene certi.